Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi, questo è il primo video del giorno, speriamo che ce ne saranno degli altri, speriamo che potrò aiutarvi in glitch o qualcosa del genere. Vedremo nell'arco della giornata, vedremo che cosa si può fare. Allora, lo scopo di questo video è parlare di ordinamento della crew. Ordinamento della crew intendo fare una bella cernita nel senso che comunque ci sono parecchi membri non attivi con la crew Le Tigri di Roma e la politica delle Tigri di Roma è sempre stata: non sei un membro attivo, automaticamente vieni eliminato dalla crew. Allora, nessuno me ne abbia a male, è stato bello giocare con tutti voi, amici come sempre, per me non c'è alcun genere di problema. Però, come è sempre stato per tutti, continuerà ad essere così. Nel senso che, chiaramente, in passato sono state eliminate delle persone perché non attivi o addirittura perché non giocavano. Sono state eliminate dalla crew. Non dico che continuerà ad essere completamente così, perché io non andrò a eliminare le persone che non giocano, ma andrò ad eliminare solamente i membri non attivi nella crew. Automaticamente mi sembra comunque una cosa giusta nei confronti di tutte le persone che sono state eliminate finora, e quindi intendo continuare a seguire questa logica, questa politica, diciamo. E ripeto, io sono stato bene con tutti, ho giocato bene con tutti, però purtroppo, come si dice, la legge è uguale per tutti e così deve essere. Non è che diciamo c'è qualcuno che mi spara se non fosse così o se ci fosse qualche eccezione, però io, come ho già detto, penso che sia giusto così nei confronti di altre persone che sono state eliminate dalla crew. Quindi intendo continuare a seguire questa politica, questa logica di ordinamento. Niente ragazzi, poi volevo anche dirvi che il glitch della Carry Rebel è stato patchato, non è durato neanche un giorno, insomma, oddio, è durato un paio di giorni, non di più. Vedrò di cercare qualcosa di nuovo, vedrò di accontentare tutti voi. Qualcuno mi ha chiesto glitch per gli RP. Ci sono glitch per gli RP, però comunque è inutile che sto sempre lì a mettere i soliti video. Cioè, i glitch per gli RP li conosciamo tutti, basta cercare sul mio canale e vedete i glitch per gli RP, insomma, quelli con il carro, quello senza carro e così via. Ovviamente alcune missioni, per esempio il redattore e ladro, è stata cambiata, non si può cecchinare più il tipo da lontano, anche perché la macchina non compare fino a quando non siete in prossimità, e quindi dovrete adottare tecniche diverse, usare missioni diverse e tutto il resto. Poi c'è qualche glitchetto, diciamo glitchetto, qualche stupidaggine della cattura, però insomma tutte cazzatine che danno pochi RP. E niente, comunque, come ho già detto, nell'arco della giornata spero di poter fare altri video, spero di poter essere con voi. E niente ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo video, ciao a tutti.